Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Le figlie di Lot e le discendenze impure. Dopo la morte di sua moglie e la distruzione di Sodoma, Lot si stabilisce nella città di Zoar, sulla montagna. Ma poco dopo ne fugge perché ha paura di soggiornarvi e si stabilisce in una caverna con le sue due figlie, che restano sempre anonime come la loro madre. Le ragazze sono in età da marito, ma hanno perso i loro promessi sposi a Sodoma. Al momento della fuga dalla città, infatti, gli angeli che avevano avvertito Lot di fuggire lo avevano esplicitamente invitato a portare con sé anche i futuri generi. Ma questi, nonostante fossero stati informati dal suocero della sorte della città, avevano indugiato, avevano pensato che si trattasse di uno scherzo, non avevano avuto fiducia in Dio e per questo erano rimasti a Sodoma, dove erano periti insieme a tutti gli altri abitanti. Nel luogo dove ora Lot e le sue figlie abitano, non c'è però nessun altro uomo che le ragazze possano sposare, o cui almeno possano unirsi per avere una discendenza. Ed esse si rammaricano tra loro di non poter agire secondo il costume di tutta la terra. Il loro modo di intendere la relazione tra uomo e donna è evidentemente utilitaristico, non ha nulla della sponsalità originaria. In quest'ottica si comprende l'idea della figlia maggiore, che convince la più piccola a far bere del vino al padre affinché questi si ubriachi ed entrambe possano unirsi a lui per averne una discendenza. In due notti consecutive il piano malvagio viene messo in atto, prima dalla figlia maggiore e poi dalla minore. Lot resta ignaro di tutto e non si accorge del peccato che sta compiendo. Le donne sono descritte qui come le uniche responsabili della decisione, anche se in nome di una visione distorta della realtà e nella convinzione di stare facendo qualcosa di buono, dal momento che stanno tentando di mettere al mondo nuove vite. Il racconto è interessante, descrive molti orizzonti. Senz'altro ci mette in guardia dall'agire forzando i limiti imposti dalla natura. Dalle unioni incestuose di Lot con le sue due figlie nascerà effettivamente una discendenza, perché entrambe concepiscono dal loro padre. Si tratta però della discendenza più impura in assoluto per Israele. Quella di Moab, che nasce dalla figlia maggiore, il cui nome secondo l'etimologia popolare significherebbe propriamente «è da mio padre» e che diventa il progenitore dei Moabiti, e quella di Ben-Ammi, letteralmente il figlio del mio popolo, nato dalla minore e capostipite del popolo degli Ammoniti. Questo racconto è evidentemente eziologico e motiva l'impurità assoluta dei due popoli, ricordata in più parti nella Bibbia. E tuttavia alcuni racconti della scrittura, che hanno sempre per protagoniste le donne, riabiliteranno questi popoli ed evocheranno la speranza del perdono di Dio, anche in presenza dell'estrema impurità dell'uomo. Le storie di Genesi 19, con la loro asprezza, ci descrivono un mondo che vuole fare a meno del Creatore, che non crede nel suo amore e diffida dai suoi insegnamenti. Un mondo di uomini che pensano di poter fare da soli, forzando leggi che sono più grandi di loro, prime fra tutte le leggi della vita. Ciononostante, su questo mondo di peccato, continua ad aleggiare con tenerezza infinita lo sguardo misericordioso e amorevole di Dio.